Ciao a tutti, io sono Francesco e oggi nuovo video direttamente dal One Piece Store e dal One Piece Restaurant. Sono veramente molto gasato, io ho già provato il One Piece Restaurant nel 2015 ad Odaiba, questo è quello della Tokyo Tower, dunque sono veramente molto molto curioso. Dunque prima vi mostro lo store, lo shop e poi passiamo al caffè. Ok ragazzi, siamo al secondo piano dove c'è il parco a tema One Piece. Io purtroppo per questioni monetarie non ci posso entrare, costa 2200 yen, dunque neanche troppo, però sono a termine della vacanza, dunque c'ho pochi spicci, diciamo così. Comunque qua c'è l'entrata e sono in teoria tre piani brandizzati di tutto a parco giochi, parco a tema One Piece. Deve essere veramente molto molto figo, purtroppo non c'ho abbastanza soldi, dunque adesso andiamo giù al bar a berci qualcosina brandizzato. Siamo qui davanti al caffè e ristorante. Qui possiamo trovare tutti i prezzi con il menu. Devo essere sincero, quello ad Odaiba, che era il ristorante vero e proprio, era un pochettino più carino. Purtroppo me l'hanno chiuso, dunque andiamo a prendere un drink con magari un pancake, insomma da spendere poco, ecco, giusto da farvelo vedere. Dunque adesso facciamo la coda ed entriamo. Ecco qua ragazzi il caffè al suo interno. Devo dire che mi aspettavo un pochettino di statue a tema One Piece, invece purtroppo non ne vedo. Vedo sì diversi manga ovviamente, tanti poster, però una statua credo che ci sarebbe stata molto bene. Ecco, eccoci qua ragazzi con il menù davanti, spero che l'audio si senta qualcosa. Ecco qua, prima cosa ci troviamo la pasta molto lol. Qua ci abbiamo credo omurice, ma mi soffermerei sui vari drink che sono veramente molto molto fighi. Ecco, anche il prezzo per essere diciamo in un One Piece restaurant, caffè, insomma, sono anche corretti. Ecco, mi sembrano abbastanza in linea con quelli che abbiamo visto al Pokémon Caffè. Ecco, sono diversi drink, sandwich tutti a tema ovviamente, burger, questo mi ispira veramente tantissimo. Frankie mi ha sempre fatto impazzire come personaggio. I pancake, che secondo me sarà la nostra scelta, tanto tanto fighi, ma fanno attenzione ragazzi anche la pizza, che devo dire mi sembra anche bella, a parte le cose sopra, però mi sembra molto molto figa. Proseguiamo con altri dessert a tema, però credo che ne andiamo di pancake e un bel drink. Dunque adesso ordiniamo e poi vi mostro tutto. Ecco arrivati i drink, questo è quello che ho scelto io, molto semplice, al caffè, e l'Alessia invece, che è la mia ragazza, ha scelto la bevanda di Chopper, veramente molto molto figa. Qui abbiamo i sottobicchieri del caffè che io assolutamente ruberò, e adesso attendiamo i pancake. Ecco arrivato ragazzi il pancake, devo dire bello, però al Pokémon Caffè sono più belli, cioè sono brandizzati meglio secondo me. Senza questa bandierina qua uno direbbe vabbè è un pancake pieno di cioccolato, una cosa molto normale. Ecco, secondo me potrebbero farli un pochettino più a tema. Comunque adesso passiamo all'assaggio sia dei pancake che del drink. Devo dire ragazzi che non è affatto male, il caffè fa pena invece, la panna montata con il cioccolato è buona, poi il caffè è veramente osceno, ma vabbè siamo in Giappone, non mi posso aspettare un buon caffè. Passiamo all'assaggio di Chopper è veramente buonissimo. La mia ragazza prende dei drink sempre buoni dei miei, non capisco come sia possibile, è veramente spaziale. Chopper promosso, il mio invece non tanto. Ok ragazzi, passiamo all'assaggio del pancake. Devo dirvi ragazzi che è nettamente meglio il Pokémon Caffè come sapori. Vabbè, si paga tutto e non il cibo, però vabbè. Siamo appena usciti, devo fare la chiusura del video qua nelle scale perché c'è un casino allucinante fuori. Comunque, bella esperienza sì, ma secondo me un pochettino sottotono, ovvero io vi consiglierei di più di fare il Pokémon Caffè rispetto al One Piece Caffè. Per l'amor di Dio, bellissimo, però secondo me l'atmosfera che si respirava, diciamo così, al Pokémon Caffè vinceva. Poi ho piatti normali, né buoni né cattivi, così come al Pokémon Caffè. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video. Ciao a tutti!